Cercheremo di fare un grande memorial in una data, una ricorrenza così importante, significativa, sentita per tutti noi calabresi. Pronunciare il nome di Mino Reitano è davvero qualcosa che tocca il cuore di noi calabresi e non solo. Avremo una serata con tanti artisti, molti dei quali hanno contribuito a fare la storia di questo decimo memorial, e avremo degli ospiti anche importanti. Un nome su tutti è Franco Fasano, che ha firmato delle canzoni di spessore della nostra musica italiana, e poi avremo quest'anno una novità importante, perché ci saranno i brevi saluti ma significativi di tre personaggi, davvero tre numeri uno assoluti nel campo dello spettacolo, della musica e del cinema. Non sveliamo più di tanto, lasciamo una sorpresa. Ci sarà il loro ricordo di Mino, un ricordo speciale, e poi ci sarà la partecipazione per la prima volta di Antonio Reitano, fratello di Gegé, il più grande dei fratelli Reitano, che presenterà il suo CD Una musica da sogno. Si parlerà anche del libro realizzato da Angelo Laganà e Rocco Sergi, un libro in uscita a breve, Mino Reitano, dal titolo Mino Reitano e i suoi fratelli. Poi ci saranno anche i ragazzi, gli studenti del, non poteva mancare, del Conservatorio Francesco Cilea di Reggio Calabria, ed anche che del liceo Tommaso Campanella, sempre di Reggio Calabria. E poi un'altra cosa molto significativa e importante, perché nel giorno della memoria il coro Laudamus, oltre ad eseguire la canzone L'Ave Maria degli Angeli dedicata al maestro Franco Reitano, il coro Laudamus eseguirà anche il diario di Anna Frank, che è una bellissima canzone datata di Mino Reitano, proprio nel giorno della memoria, e questo assume un particolare significato. Insomma, musica, emozioni, riconoscimenti in una serata dove ovviamente nessuno dei regini può mancare. Cosa rappresenta attualmente Mino Reitano per la Calabria? Ma Mino è un punto di riferimento per tutti, e Mino è stato un talento davvero a tutto tondo, era un concentrato di talenti, nella musica lo sappiamo, ma anche in altri settori. Mino ha fatto benissimo in televisione, al cinema, ha scritto un libro ed è arrivato fra i primi cinque del più importante premio, Bancarella. Esatto, il premio Bancarella. Quindi Mino era davvero un artista completo da tutti i punti di vista, e soprattutto era un numero uno anche sul piano umano, perché ha fatto tantissime cose delle quali lui non voleva che la gente venisse a conoscenza, però sul piano umano è stato davvero un vero numero uno. Credo che Mino abbia espresso la purezza nel senso vero della parola, e la sua genuinità oggi manca tantissimo nel panorama artistico nazionale italiano.